Ciao ragazze e benvenute su Una casa alla volta. Io sono Francesca, oggi ho il mio assistente Vento e vi spiegheremo come riuscire ad inserire il piumone dentro al copripiumone in pochissimo tempo, in una sola mossa, senza andarvi a perdere dentro al piumone, cercare l'angolo, tirare fuori l'angolo, ma in realtà in un modo semplice, pratico e veloce. Inserire il piumino nel copripiumino per me è sempre stata un'impresa, finché non ho scoperto questo trucco. È un trucco da home stager che utilizzo spessissimo in tutti i miei allestimenti e che, devo dire, da quando l'ho provato mi ha cambiato la vita, o comunque parte di essa. Per inserire il piumino nel copripiumino in realtà bastano poche mosse ed ora io e Vento vi spiegheremo tutto dall'inizio alla fine. Noi lo facciamo per terra per una questione di riprese, ma è molto meglio posizionare il tutto direttamente sul letto. Il copripiumino deve essere posizionato sul letto al contrario, anzi vi consiglio, se volete, di stirarlo direttamente al contrario, perché così risulterà ancora più bello. Posizionate il copripiumino con l'apertura sul fondo del letto e stendetelo molto bene. Aprite il piumino e poi posizionate anche il piumino sopra il copripiumino. Mi raccomando, fate combaciare bene gli angoli in modo tale che il risultato sia impeccabile. Ora arrotolate pian piano il piumino e il copripiumino insieme. Io qui lo faccio con Vento perché lo facciamo sempre insieme, ma vi garantisco che è semplicissimo farlo anche da sole. Ora fate una sorta di salsiccia, diciamo un piumino salsiccia. Prendete gli angoli adesso e aprite bene il copripiumino e inserite tutto dentro. Ora che avete la vera e propria salsiccia, la nostra vera e propria piumino salsiccia, viene il bello. Adesso dovete solamente ruotarlo un poco e andare ad estrarre il vostro piumone e voilà! Ecco la tecnica che vi cambierà la vita, questo trucco da home stager per riuscire ad inserire il piumino nel copripiumino con pochi semplici mosse. Bene ragazze, spero che questo trucco per riuscire a inserire il piumone nel copripiumone vi sia piaciuto. Se avete altri consigli, suggerimenti da condividere tra noi, lasciateli pure sotto nei commenti e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao! Arriva Giorgetti in 3, 2, 1... Eccolo! No, Giorgio, no, Giorgio, Giorgio! Eccoci. Eccoci qui, tutti insieme. Oh.